Il riconoscimento ufficiale di Merit Argent, tanto del campo dell'economia che istituzionale. A salvadognare è stato Giorgio De Bertol, che deve essere diventato cavaliere e ufficiale, per ci dire fa l'estate nominato il commissariato del governo a Trent, commendatore della Repubblica Italiana. Non onora al Merit, una super premier, chi che ha portato l'uster alla nazione. Ben trovato, dunque, commendatore. Anche se è diventato cavaliere. Allora, gli posso dire che sono diventato cavaliere nel 1990. C'è la nome del cavaliere Ence, perché nel 1990 sono diventato sindaco del comune Mazzin. Dopo, nel 2001, c'è la nomina del cavaliere dell'ufficiale. E l'altra dire c'è il riconoscimento della nomina del commendatore del Presidente della Repubblica. E dire che questo riconoscimento per me mi dà una grande soddisfazione, perché vuol dire che sono qua a mia età, che è veramente fatto e dimostrare che fa del bene alla gente. De sicuro voi siete stati un importante attore economico per la Val di Fassa, con le e le palle attività più devaluta che è portata in te chi segni? Allora, più valuta che portare in alto è portare in alto mia azienda, e guardare portata mia azienda, e dopo guardare che non gli menzionia mia famiglia, che quel che sono qua a era adesso, le merito anche di tutta mia famiglia, la mia femmina Lidia e anche tutti i miei figli che vendo. A buon conto è l'ora troppo per le istituzioni? Allora, per le istituzioni è cominciato nel 1990 con il sindaco del comune di Mazzin. E dopo, in quella occasione, sono diventato assessore comprensoriale, che sono diventato assessore comprensoriale con il presidente Aldo Trotner, che chi di essere in questo statite è veramente l'ora muglie, perché o portare in ante o costruire la Comune Generale Fassa, la Comune Generale de Fassa, la cella per gli anziani, la cella sanità, che veramente la è di grande importanza per noi e per la Val di Fassa, e da poi c'è l'Istituto Culturale. E andare a tutte queste attività con un e la PAC che vi ha fatto più stolz? Allora, più stolz posso dire che, vedendo che metto insieme a Ence, che si chiama Ence un moglie più giovane, e metto insieme la PT. E per me è stato un grande impegno a metterla insieme, perché con lui mi chiamano tutte le associazioni, guardate tra fuori tutti i rappresentanti, come dice gli aderito di venire. E dopo, da esita in alto col turismo, e a Stella e a Moimpe, vuol dire che è metto secche veramente, che per il turismo e per il pan della nostra gente veramente sì che è importante. Una bella esperienza anche la gestione della UTIA Contrin. Oh, del Contrin è cominciato nel 1974. Allora è stato veramente il viaggio di nozze che mi ridà proprio anche del giugno del 74, e ho fatto la luna di miele al Contrin e sono mossuto a quarantena. E per questo penso che Ence, da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, possa ringraziare, che sono sempre stati in ottima sintonia, sono già d'accordo con Duci Alpini, con che vogliamo adesso. E spero che già saniamo in Anta Mumuia così. Colun, il PAL segreto per un successo professionale? Guardare di non parlare massa e guardare di essere più fatti che ciacoli. A chi che volete dedicare questo riconoscimento? Questo riconoscimento volete gli dedicare? Una roba a mia femmina, e do a tutti i miei figli, a tutta la mia famiglia. Devo il pai. Grazie.